cancel culture è il tentativo di distruggere la nostra storia. Avete letto di Salman Rushdie, che aveva scritto nei giorni immediatamente successivi all'11 settembre: il fondamentalista crede che noi non crediamo in nulla. Nella sua visione del mondo lui ha le certezze assolute. Per dimostrare che lui si sbaglia, dobbiamo prima saperlo noi che si sbaglia. Dobbiamo essere d'accordo su ciò che conta. Il cinema, la musica, la libertà di pensiero, la bellezza, l'amore. Queste sono le nostre armi per combattere il terrorismo. Non con la guerra, ma con il modo in cui sceglieremo di vivere senza paura li sconfiggeremo. Non lasciate che la paura domini la vostra vita, anche se provate paura. Queste parole ci fanno capire che chi propone di cancellare la cultura fa del male non semplicemente alla cultura, ma a noi stessi.